Quello sono io, il Cugio, che da poco è diventato il New Cugio e che tra poco tornerà in pista dopo la riabilitazione per la sua frattura. Ma nel frattempo, in questi 3 o 4 giorni, subirò un riavvicinamento al mondo delle corse e quindi adesso ve ne parlo. Sono arrivati degli adesivi! Jack. Ebbene sì, perché per i nostri mezzi serve un po' di personalizzazione e per farla bene servono degli adesivi. Questi sono per il kart, sono i numeri di gara, e questi invece sono per un'autovettura che vedremo di più questo weekend. Ossia questa Clio R3C giallina che userà l'Igor nel rally di questo fine settimana. Oggi, come detto, siamo stati qui a mettere gli adesivi, siamo stati anche abbastanza bravi. Quando si starnutisce in questa macchina si dice AC. Mentre domani ho l'obiettivo sporco. Mentre domani andremo ad assistere questo pilotoso. E poi se non so, in una prova in cui non hai tanta voglia di partire, vuoi chiedere a qualcuno. Ah, te dici, te giri troppo poco, infatti dobbiamo farti esatto. Girare un no, po'. No, ascolta, è un mese che non faccio un cazzo. È un mese che sono lì a guardare gli altri guidare su YouTube, quindi mi sono un pochino rotto i co. Allora, oggi è domani e adesso guido questo mezzo infernale fino a San Fermo. Dall'interno di questa Ferrari vi spiego un attimo come si compone questo rally. Questo rally si compone di 3 prove diverse, 3 strade diverse. Una è la San Fermo, quella dove sono adesso. Una è la Selvino, la Nembro Selvino. E l'altra è la Ambriola. Queste 3 prove vengono ripetute 2 volte ciascuno, per un totale di 6 prove. Oggi fanno le 2 San Fermo e domani invece fanno le 2 Selvino e le 2 Ambriola alternate. Quindi oggi siamo qui a vedere la San Fermo. Adesso andiamo a mangiare con i nonni e la lente bagnata del telefono. Quindi oggi siamo qui a vedere la San Fermo. E sta piovendo, Cristo santo. Che di per sé non è tanto un problema. Il fatto è che continua a schiarirsi e a ricoprirsi. Quindi a volte si asciuga la strada, a volte invece è tutta bagnata. Quindi non si sa mai che gomma mettere. E questa è una palla, nel rally come nel kart. Porca puttana. Adesso sono sotto un ombrello. Il problema è che io gli avevo detto di mettere le gomme da bagnato perché stava piovendo e c'era un nebbione. Però poi si è schiarito tutto. E quindi forse lui ha le gomme da bagnato e si sta asciugando la strada. Però ho aperto l'ombrello non a caso, non perché sono stupido, ma perché stare iniziando a fare 2 gocce, quindi speriamo che continui a scendere e che si bagni il tutto, insomma. Ok, gomme. Destra tieni in molto sporco. Destra 4 vai per tornante sinistro. Butta tutto. Accenno destro tieni, in ritarda sinistra 2, gira lunga. Adesso questa che abbiamo appena fatto è la prova 1 PS1. È arrivato terzo di classe e davanti a lui ce ne sono 2, uno a 10 secondi, l'altro a 5. Poi se mi rispondesse potrei anche capire magari il perché. Ok, gomme. È difficile con sta condizione. Adesso però c'è bagnato, eh. Adesso sì, è bagnato. Però bisogna capire perché da qui a 3 ore può cambiare tutto. Non asciuga più. Se lo dice la nonna noi ci fidiamo. Sì, non asciuga più adesso. No, guarda che tempo. Però anche prima era anche molto più nebbioso di adesso. Se come il sole spuntava dalle nuvole, capito? Sì. E invece adesso è proprio tutto coperto. Romanticamente con la nonna sotto lo stesso ombrello. Alfa Frecce. La Clio, Gemma. Facciamo di no. Quella che piccolo, c'è la nonna con le patatine che adesso ce ne dà un paio.
Presto, ma io c'ho sonno. Nonostante siano tipo le 6, è molto tardi e dobbiamo partire. Ciao Jack. Buongiorno, Nani. Buongiorno, amore. Grisby. Grisby McBagon, senza sushi. Deli, questa è Bianca, Skoda Bianca. Per accenno destro, in sinistra 3 più scorri là, subito frena su destra per tornante destro. Ok, non esageriamo, come gomme su davanti, subito destra 4, in sinistra 3 più lascia 20, destra 3 più veloce, diventa 4 lunga, vai via. Per destra 5 vai, 30, chicane, entri a destra, compressione, sinistra 5 vai, 30, accendo sinistro, in destra 4 meno, scorri deciso, 30, arrivi alla destra 2 più, occhio che stringe, scorri la 20. Dopotutto stare a dieta con i nonni è un po' una pretesa. Qua sono sul divano, ce la chilliamo aspettando che riaprano le strade, che poi andiamo giù al vino a vedere le premiazioni. Roba che se si rompe una gamba del tavolo c'è un disastro di vetro in terra dopo. Della Torre e Cugni hanno sbagliato. E abbiamo fatto anche le premiazioni. È stato un bel weekend. Dicevo, è stato un bel weekend, però siete tutti degli stro, perché a me fate venire voglia di correre. Soprattutto anche voi che oggi avete gareggiato a Franciacorta senza di me. Siete proprio insensibili, siete. Ecco cosa siete. Sì. Chiudiamo in bellezza questa serata, basta, è stata una bella esperienza, mi sono divertito, probabilmente si vede la mia ditata sull'obiettivo. Alla prossima!